Buonasera da Fabio Caressa. Avete programmi per stasera? Pensavate di andare a vedere quel film ungherese con sottotitoli in slovacco al cinema? O forse di passare la notte a guardare le stelle mano nella mano con la vostra dolce metà? E invece no. Questa sera le stelle che non potete perdere sono quelle in campo. Seguiteci per i prossimi avvincenti 90 minuti e qualcosa di più. Giuseppe Meazza è uno dei simboli di Milano, un gigantesco anfiteatro che non teme rivali. Prende forma il modulo scelto dall'allenatore che schiererà i suoi uomini con un classico 4-4-2. Fabio, sappiamo che il 4-4-2 è un modulo che predilige il gioco sulle fasce laterali, ma non va sottovalutata l'importanza delle due punte. Di solito si cerca di schierare due attaccanti complementari, uno più fisico in grado di garantire la profondità e la presenza all'interno dell'area di rigore e l'altro più di movimento, che arretra un po' per fare da collegamento col centrocampo. Il pressing e la difesa alta dei compagni faranno il resto. E dunque, calcio d'inizio. Luca, secondo te chi può fare la differenza oggi? Io direi Montolivo. Ha un grande controllo di palla e sa fare il regista arretrato molto bene. Però è un giocatore che corre anche tanto, si mette a disposizione dei compagni e riesce anche ad andare al tiro verso la porta avversaria. Non posso che essere d'accordo con te, Luca. Decide di sfruttare la fascia. Vede la porta. E no, niente, è finito in fuorigioco. Il portiere la spedisce su. Edmundo. Prova ad andare. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Pallone promettente, il difensore può spingersi in avanti. Aveva un sacco di opzioni in area di rigore. Ha crossato proprio male in questa situazione. Pallone lungo in verticale. Dejan Stankovic. La cross in mezzo. Nessuna delle squadre ha mostrato vivacità di gioco, non si è visto molto finora. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Cristiano Biraghi opta per il lancio lungo. Bel gesto tecnico, può crossare in area. Cristiano Biraghi. Scodella in avanti. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. L'estremo difensore la calcia lunga. Edmundo. Montolivo. Cristiano Biraghi. Javier Sanetti. Il direttore di gara interrompe l'azione, si ripartirà con un calcio da fermo. Javier Sanetti. Passaggio sulla destra. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale.
Cristiano Biraghi. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Cambiasso. Questo sarebbe veramente il momento perfetto per sbloccare il risultato e andare a riposo in vantaggio. Josip Ilicic sta faticando a imporre il proprio gioco, la propria qualità, almeno in questo match. Sì, la difesa è stata molto efficace a chiudergli gli spazi. Mutu si lancia sulla fascia sinistra. Ecco il cross. Ci mette una pezza. Josip Ilicic. Montolivo. Bell'intervento difensivo. La gioca in profondità. Adriano è in una posizione in cui può far male alla difesa. Se ne va. C'è il tiro. Il portiere dice di no. Che parata! Certo, non un intervento di routine. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Adriano! Perfetta la parata. Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Ed ecco che arriva il fischio che decreta la fine del primo tempo. Entrambe le formazioni a riposo dopo 45 minuti in cui gli attacchi hanno sparato a salve. Non una brutta partita in ogni caso. Che accelerazione alla fine della prima metà di gara. Sebbene ci sia un po' di delusione per non essere riusciti a cambiare il risultato, sicuramente le occasioni per riprovarci non mancheranno. Devono solo continuare a giocare come hanno fatto finora. Il bilancio al momento è positivo. 0-0 alla fine della prima frazione e speriamo ovviamente che il secondo tempo ci possa regalare emozioni e gol e che così il risultato si sblocchi. Già in azione con la seconda parte di questa gara. Una delle due compagini ci ha fatto vedere un calcio più frizzante. Il risultato non rispecchia lo... Edmundo! Il pallone è dentro! Sono entrati in campo con un altro passo, si vede subito in questo secondo tempo. Che gol! Mica male, davvero mica male! E il risultato si sblocca, 1-0. A quanto pare il riposo ha fatto bene, sono ripartiti con il piede giusto nel secondo tempo. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Kivu non riesce a servire il compagno. Lo spazio per il passaggio l'ha visto, giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Edmundo. Passaggio Edmundo. Bel tiro ma sul portiere. Bel tiro ma troppo centrale. Kivu prova a prolungare. Questo errore potrebbe essergli fatale. La spinge in avanti. Edmundo cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio.
Adriano con il cross. Libera al momento giusto. Palla riconquistata immediatamente. La mette in avanti. Edmundo. Oggi ha già fatto segnare il suo nome sul tabellino dei marcatori. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Sono al costante inseguimento della palla. Non è un buon segno questo. Josip Iličić. Lungo passaggio in avanti. Rui Costa. Montolivo dice no. Recoba! E hanno fallito questa grande occasione per pareggiare. Una parata determinante. Sapeva di doverla fare in questo momento e l'ha fatta. Josip Iličić. Ecco il tiro! Il portiere si oppone. Questo è un errore che potrebbe davvero costare caro. Credo che abbia avuto troppa fretta. Avrebbe dovuto agire con più calma in questa circostanza. Certo, è facile dirlo da qui. Recoba. Può essere la loro ultima azione d'attacco. Meglio in questa circolazione della palla. Non hanno più tanto tempo per rimediare. E l'arbitro dice che può bastare. E così hanno lasciato i 3 punti agli avversari. Non una grande giornata questa. Troppi errori. Alla fine, questo è un risultato che ci può stare. Il pareggio, secondo me, sarebbe stato il risultato più giusto. Ma nella ripresa hanno lasciato troppa iniziativa agli avversari, pagandone le conseguenze. Ci resta solo il tempo per ringraziare i telespettatori che sono stati con noi.